vedete una foto del 1944, quindi siamo andati molto avanti e vediamo cos'è diventato Auschwitz. Adesso non investiamo altro tempo per parlare della storia, delle baracche, della ex caserma, del campo per prigionieri sovietici, di vari aspetti, insomma, nella stratificazione di Auschwitz. Andiamo intanto a come organizzano quindi quello che adesso abbiamo tutti in testa quando si parla di Auschwitz, cioè lo sterminio. Vediamo sulla foto aerea, però il fatto importante è che Auschwitz non è un campo, ma è una rete di campi. Lasciamo perdere tutta questa rete di sottocampi. Esistevano decine e decine di sottocampi minori dove veniva sfruttata la manodopera dei prigionieri, affittati e pagati dai datori di lavori. Guardiamo i tre campi principali. In Italia si parla, quando si parla di Auschwitz, spesso di Primo Levi. Quindi cominciamo dal campo Auschwitz 3. Voi vedete sulla foto qui una grande zona, qua vedete una strada, con questa zona che è tutto fabbrica chimica della IG Farben, e qua vedete una piccola zona che è il campo Auschwitz 3, cioè questo è il campo dove è stato prigioniero Primo Levi. Vedete qui sopra un altro grande campo che è Auschwitz II, e vedete qui in piccolo un campo con meno superficie occupata, appunto il campo di Auschwitz I. Se guardiamo la mappa di oggi, vediamo qua ancora la grande fabbrica che tuttora fabbrica chimica è, vediamo qua il luogo di memoria di Auschwitz II-Birkenau. E vediamo qui il luogo di memoria di Auschwitz 1, del campo iniziale. Avvicinandoci perdiamo Auschwitz 3, ma vediamo bene qui Auschwitz 2-Birkenau, il campo di sterminio, e qui Auschwitz 1, il campo di concentramento. Parlando di Auschwitz, normalmente si visita Auschwitz 1, il campo di concentramento, e Auschwitz II, il campo di sterminio. Non si visita la fabbrica chimica, non è visitabile, è una fabbrica attiva, non è un luogo di memoria. E guardando però la mappa del sito oggi, vedete che qua è ancora la zona della fabbrica chimica. E questa è la zona che era urbanizzata per il campo Auschwitz III, dove stava Primo Levi, che adesso ospita, esattamente negli stessi luoghi delle baracche, nel dopoguerra per motivi di povertà, i locali un tempo espulsi, tornati sulle rovine delle loro case, abbattute, utilizzate poi la zona per vari campi. Ricostruiscono case esattamente nello stesso luogo, quindi di Auschwitz III, inteso come campo di Primo Levi, praticamente rimane nessuna traccia, comunque nessun luogo di memoria. Esistono pochissime piccole tracce, esiste ancora una baracca in piedi, esistono diversi piccoli bunker e da pochissimo tempo è stato ritrovato una baracca e questa porta che Primo Levi, in Se questo è un uomo, descrive così. Il lavatoio è un locale poco invitante, è male illuminato, pieno di correnti d'aria, e il pavimento di mattoni è coperto da uno strato di fanghiglia. L'acqua non è potabile, ha un odore disgustoso e spesso manca per molte ore. Le pareti sono decorate da curiosi affreschi didascalici. Vi si vede ad esempio lo häftling buono, cioè il deportato buono, è figiato nudo fino alla cintola, è in atto di insaponarsi
il cranio ben tosato e roseo, e lo Eftin cattivo dal naso fortemente semitico e dal colorito verdastro, il quale tutto infagottato negli abiti vistosamente macchiati col berretto in testa immerge cautamente un solo dito nell'acqua del lavandino. Sotto al primo sta scritto «So bist du rein», così sei pulito, e sotto al secondo «So gehst du ein», così vai in rovina. Quindi c'è stato questo ritrovamento clamoroso, poco conosciuto, della porta che descrive Primo Levi, con la scritta «Così diventerai pulito», la porta d'ingresso per, se vogliamo chiamarlo, bagni del campo di Monowice. Quindi ci sono alcuni tentativi adesso di dare più visibilità anche agli altri campi di lavoro e non al campo solo di Auschwitz 1 di concentramento, Auschwitz 2 di sterminio, ma anche agli altri campi, in particolare importante forse per i visitatori italiani, se vogliamo chiamarlo, il campo di Primo Levi, cioè Auschwitz 3, campo di lavoro. Invece avrete sicuramente una visita molto più differenziata agli altri due campi. Il campo 1 è, delle volte viene chiamato campo principale, campo madre, io preferisco campo 1 perché è cronologicamente il primo, ma non è il più importante né come numero di prigionieri né il più importante come caratteristico del luogo Auschwitz, come luogo dei crimini tedeschi e nazisti. Questo sarebbe Auschwitz 2, quindi chiamare Auschwitz 1 il campo madre o il campo principale è un po' fuorviante. Auschwitz 1 è un campo di concentramento, come negli altri campi di, come in tanti altri campi di concentramento. All'ingresso abbiamo la scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, in quanto questo era il concetto di rieducazione di cittadini ariani con idee antinaziste, quindi il programma di un campo di concentramento. Cinicamente si potrebbe quindi parlare di un normale, attenzione, molto con le virgolette, campo di concentramento. Viene quindi aperto poco tempo dopo l'aggressione alla Polonia come luogo dove, dal punto di vista nazista, rieducare gli elementi della resistenza polacca antinazista contro l'occupazione nazista tedesca. Secondo momento diventa chiaramente anche un luogo, perché è il periodo con la guerra che cambia il ruolo che hanno tutti i campi di concentramento, anche quelli in Germania, diventa luogo di sfruttamento, non solo luogo di rieducazione. Ogni detenuto deve diventare operaio, in quanto sempre più operai tedeschi stanno diventando soldati, mancano nelle loro fabbriche in quanto soldati, e quindi vengono sostituiti da milioni di deportati da tutti i paesi aggrediti. Il campo 1 è quindi campo di concentramento, è famoso per la scritta d'ingresso, è famoso in Polonia in quanto santuario, direi quasi, della resistenza, resistenza spesso molto cattolica, polacca. Su questo graffiti vedete anche Maximilian Kolbe, il sacerdote che nel 1941 si offre in cambio a un altro prigioniero condannato a morte, quindi per sentimento cristiano va incontro alla morte, regalando in questo modo la vita a un altro deportato, padre di famiglia. Quindi per le politiche della memoria polacche questo luogo è molto molto importante. Auschwitz 1 è il luogo
della resistenza polacca. Fino a 15 anni fa molte visite guidate si fermavano qui, Auschwitz 1. Tutto quello trovato ad Auschwitz 2, le prove materiali del crimine, le montagne di occhiali, le montagne di capelli umani, le valigie, tutto questo, le prove materiali dello sterminio trovate ad Auschwitz 2, è esposto ad Auschwitz 1. Quindi vi potrebbe portare nella direzione sbagliata, cioè pensare che appartengono a quello che è successo ad Auschwitz 1. No. Ad Auschwitz 1 sono successe tantissimi crimini, tante cose gravissime, tante cose orrende, sono morte migliaia e migliaia di persone innocenti, ma lo sterminio non si è svolto ad Auschwitz 1. Lo sterminio si è svolto ad Auschwitz II, Birkenau.